Io intanto sto cercando qual è il suo cibo preferito. Oh oh. State vedendo anche voi quello che ho visto io? È una telecamera di sorveglianza quella. Devo uscire senza far vedere il telefono. Divertentissima giornata! Ah, sì, è vero, non vedevo l'ora di tornare a scuola nel mio banco preferito. Avvisami quando arriva la maestra, che io non la vedo mai, è troppo bassa questa nuova maestra Chiara. Ah, che Matti. Bello. Mi lasci leggere il libro, per favore? Matti. Che c'è? La maestra. Sì, lo so, la maestra è la più antipatica del mondo. Non c'è bisogno che me lo dici tu, l'ho già capito da solo. Mi stai facendo male alla spalla. Matti. Mi stai facendo male alla spalla. Buongiorno anche a voi. Oggi è un giorno molto importante e molto speciale. Perché è molto importante secondo te? Non lo so, so solo che mi hai rubato l'astuccio e questo è tuo. Matti, non è che ci interroga, io non ho studiato ieri. Ma no, ha detto un giorno speciale, probabilmente ci porterà in gita. In gita? Vero maestra, oggi andremo in gita. No, niente gita oggi. Oggi facciamo la verifica. Lo sapevo, io non ho studiato. Matti, tu hai studiato, vero? Una verifica a sorpresa. Non ci posso credere, ovviamente neanche io sono preparato. Ehi maestra, non può farci fare la verifica perché noi oggi non avevamo nessun compito da fare. State zitti, che vi devo dare la verifica. Questa è una verifica di coppia, quindi dovete farla insieme, ok? Verifica di coppia? Una verifica di coppia? Ma noi non abbiamo mai fatto una verifica di coppia. E poi Matti non è bravo. Ehi, come ti permetti? Se riusciremo a prendere un buon voto sarà solo grazie a me. E io che volevo leggere il nostro libro, Ninno e Matti, il portale magico. A proposito, vi ricordiamo che potete ancora preordinare il nostro libro. Trovate il link in descrizione, Ninno e Matti, il portale magico. E per le persone che lo preordineranno entro il 30 settembre riceveranno anche il regalo, la letterina magica di Ninno e Matti, che potrete spedirci e avere la possibilità di incontrarci. Voi trovate tutto su Amazon e noi non vediamo l'ora che esca il libro, ma ora dobbiamo fare la verifica. Eh già, ecco qui le domande. Matti, ti leggo la prima domanda, secondo me è la più difficile. Qual è la parola più lunga del mondo? E io che ne so, qual è la parola più lunga del mondo? Beh, sarà scuola, è troppo corta. Sarà sorpresa, no, sarà falsacchiotti, no, sono tutte troppo corte. Sarà falsacchiottitudine? Non è male, potrebbe essere, però non quella più lunga del mondo. Vabbè, sai che ti dico, non ti preoccupare, andiamo alla seconda domanda, quella la teniamo per ultima. Come si dice coriandoli in inglese? Ma che domande sono? Questa verifica sembra fatta da una bambina di 7 anni. Ah, giusto. Comunque, io non so come si dice coriandoli in inglese, sinceramente non l'ho mai studiato così bene. Coriandles, coriandel, non lo so. Aspetta, so che non dovrei dirti questa cosa, ma che ne dici se proviamo a cercare su internet? Ok. Shh, non dire niente. Allora, sblocchiamo il telefono, andiamo su internet, coriandoli in inglese. Vediamo come si dice. Dai, carica, perché non funziona la connessione in questa classe? Questo telefono sequestrato. Sequestrato? No, ma io stavo solo chiamando mia mamma. Sequestrato? Oh no! Meno male che avevi una buona strategia. Ora non sappiamo né la prima né la seconda domanda. La terza è: qual è il colore più bello del mondo? E io che ne so, il giallo. Magari per la professoressa però è il nero. Secondo me è il giallo, lo scrivo. Ma no, aspetta, ci sono tantissimi colori nel mondo. Come fai a scriverlo così? Beh, perché il mio preferito è il giallo, quindi decido io, no? Devi andare da lei e chiederglielo senza, ecco, che se ne accorga. Da lei? Sì, però non devi chiedergli qual è il suo colore preferito. Devi dire: certo che i colori nel mondo sono proprio belli, vero? A me piace tanto il giallo, a lei? Ok. Ci stai? Sì. Senti coraggio, Ninna, però. Buona fortuna! Salve, maestra.
capelli. Secondo lei che colore mi sarebbe bene? Il rosa. Il rosa. E invece lei quale colore preferisce? Il viola. Ok, perfetto, viola, perfetto. Me li tingerò di viola, sicuramente, sì, grazie. Ce l'hai fatta? Sì, mi ha detto che è il viola. Il viola, ma sì. Io ho sentito anche rosa. Ha detto prima rosa e poi viola, se non sbaglio. Oh, sì, ma ora mi hai confuso, secondo me era il viola. Fate il compito! Sì, stiamo facendo il compito, siamo anzi quasi alla fine perché abbiamo studiato. Fammi il gel. No, non si può vedere, no, c'è niente da vedere. No, lo abbiamo iniziato, stiamo per finire. Sì. Sai che ti dico? Io scrivo rosa / viola. Quando esce il libro di Ninna e Matti, domanda numero 4. Beh, questa volta è semplicissimo. Il nostro libro uscirà in tutte le librerie d'Italia il 30 ottobre. Che c'è? Il 30 settembre. Sì. Giusto, il 30 settembre, scrivi 30 settembre, mi sono sbagliato, è che questa verifica è così difficile che non capisco più niente, non so neanche come mi chiamo, io mi chiamo Francesco, giusto? No, ti chiami Mattia! E vai, stiamo diventando bravissimi, sono sicuro che anche l'altra sarà facile come sì. Domanda. Sì. Il punto più lontano dall'Italia, ma cosa vuol dire? Qual è il punto più lontano nella cartina, penso solo che la cartina è dietro di lei. Ah, io non ci vedo bene, non ho neanche gli occhiali. Ho una nuova strategia. Ok, buona fortuna. No, la farei tu. Cosa? Ok, la prossima strategia sarà sentirsi male per finta. Ma che cosa stai dicendo? Sì, farai finta di sentirti male per andare lì da lei e guardare la cartina da vicino. Tu sei impazzita, non lo farò mai. Vogliamo vedere che lo farai? Io non farò niente. Ah sì? Aia! Sta male! Il mio braccio, che dolore, aia! Ma come zitto, mi sta facendo male il braccio, non posso stare zitto! Che dolore! Mi dia una mano, maestra, per favore! Per favore, ho bisogno di un cerotto, oppure di qualcos'altro, qualcosa che le faccia perdere molto dicevo, qualcosa di utile. Ecco lì, esatto, mamma mia che dolore. Ma perché mi sta misurando il battito del cuore? Mi fa male il braccio. Sbrigati! Ai, che dolore. Ma questo è Abri. Il termometro per la febbre. Stai benissimo. Lo so, ma mi fa male il braccio, mi deve mettere. Stai fingendo, finiscila, va. Ninna? Torna subito al banco, Ninna! Matti, me lo sono dimenticato. Cosa? Sì, aveva un nome strano, il punto più lontano dall'Italia, tipo crepe, waffle. Ma cosa stai dicendo? Non il cibo più lontano dall'Italia, la città, qual era? No, qual era? Non mi ricordo, Matti! Non ci posso credere, oppure ho fatto finta di farmi male. Vabbè, scriviamo Milano. Ma cosa stai dicendo? No, non scrivere niente. Dopo troveremo il modo per rispondere. Adesso andiamo alla numero 6. Ok, la numero 6 è: qual è il mio cibo preferito? Non lo so, la maestra Chiara è molto famosa, quindi magari su internet c'è una risposta. Ok. Cerca. Cerco? Non qui ovviamente, non lo so, prova ad andare in bagno. Ok. Maestra, posso andare in bagno? Può andare in bagno quindi? Tush. Ok. Vai. Ok. Bene. Tranquilla, continuo io la verifica, vai. Ovviamente. Continuo io la verifica, la faccio tutta quanta da solo perché sono bravo. Ma silenzio! Ok, la maestra non lo deve sapere. Devo cercare su internet qual è il suo cibo preferito. Ma come faccio a saperlo? Non sa neanche come si chiama di cognome. Ma cibo preferito della maestra Chiara. Ok, ci sono. Non sto capendo! È tutto scritto strano! Sembra che l'abbia scritta lei! Falciacchiotti, datemi una mano! Scrivetemi qua sotto nei commenti qual è secondo voi il suo cibo preferito e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto! Io intanto sto cercando qual è il suo cibo preferito! Oh oh! State vedendo anche voi quello che ho visto io? È una telecamera di sorveglianza quella! Devo uscire senza far vedere il telefono e... Thank you.
abbiamo un problema. Cosa? Non hai trovato la risposta? In bagno c'è una telecamera di sicurezza e non ho potuto cercare le risposte sul telefono. Non hai potuto cercare le risposte? No. Ma e adesso come faremo a rispondere a questa domanda? Io che ne so, metti biscotti. Ok, vai, scrivi biscotti. Alla fine i biscotti piacciono a tutti, no? Sì, infatti. Mancano 5 minuti di tempo, ok? Ok, la prossima domanda è: quanti occhi ho? In che senso quanti occhi ho? Beh, per come è fatta potrebbe averli anche dietro la testa, ma secondo me ne ha solo 2, no? Quindi io dico 2. Ok, manca solamente l'ultima domanda e poi avremmo risposto solo alla metà, perché l'altra metà l'abbiamo lasciata. Vabbè, vabbè, magari non se ne accorge. La domanda numero 8 è: chi riceve la letterina magica di Ninna e Matti? Beh, Matti, questa la sappiamo a memoria. Ok, perfetto. La letterina magica di Ninna e Matti la riceverà solo chi preordinerà il libro su Amazon in tutte le librerie da oggi fino al 30 settembre. Aspetta un attimo, ho scritto solo chi. Matti, tanto lo sai a memoria chi la riceve. Vedete, questa letterina è magica perché potete rinviarla a noi dopo che avrete scritto qua dentro in questo pezzo bianco una poesia, una letterina, un disegno. E qua sotto ci sono anche gli autografi, avete capito bene? Il mio e di Matti. In più, spedendola di nuovo a noi dopo che avrete scritto la letterina, potrete ricevere una sorpresa da me, Matti, in carne ed ossa. Ora hai scritto tutto? Ok, ho fatto. Allora, ho scritto: chi preordina il libro spedendola a noi sorpresa ossa. Ossa? Non lo so, hai detto ossa? Non ho detto ossa, Matti. Vabbè, io ho sentito solo alcune parole di quelle che hai detto. Non è ossa, avrò detto... Modifico. Oh no, non modifico. È il momento di correggerla. Allora, qua prima cosa non hanno riposto, quindi no, non hanno riposto. Qua non hanno riposto, qua neanche. È sbagliato, ovviamente li ho presi in giro. Ah, ovviamente il mio colore preferito è lilla. Questo corretto? Non si capisce niente. Vabbè, in realtà non so neanche io la risposta di questa. Vabbè, 5 meno e meno e meno. Secondo me abbiamo preso la sufficienza. Speriamo bene. Eccolo qui. Qual è il nostro voto, maestra? 5 meno meno meno. 5 meno meno meno? Ma esistono 3 meno? Non lo so. Ma come abbiamo fatto? Falsacchiotti, mi raccomando, ricordate di studiare e di non provare mai a copiare, perché tanto non è mai la scelta migliore. Invece studiando tutto per bene prenderete tutti 10. Prenderete anche tutti 10 prendendo il libro di Ninna e Matti? Ciao! Già, ciao!